Ribenvenuti in questa nuova... Ah, vedi che c'è la luce. Ribenvenuti in questa nuova pausa caffè. Scusate, stavo leggendo un po' di mail. Voglio parlarvi del video che avete visto settimana scorsa, cioè il trailer wedding realizzato con questa attrezzatura. Mi avete chiesto di parlarvene e ve ne parlo. Ma prima... Sigla! Aldo Ricci presenta... Pausa caffè. Pausa caffè. I'm just an accident waiting. Girano i video di Aldo Ricci. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta e siamo noi che dovremmo impararla a tenercela stretta. Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Allora, ragazzuoli, molti di voi sotto il video mi hanno chiesto: ma con cosa hai girato? Innanzitutto, se magari imparate a leggere, perché è tutto scritto. Però, e soprattutto, se mi seguiste sopra Instagram, sapreste tante cose in più. Però, comunque, sono gentile e vado a spiegarvi un po' di cose. Allora, tutto il video, dall'inizio alla fine, è girato con Nikon Z6. Questa qua. Nikon Z6, che è la camera che sto utilizzando ormai da un annetto, quasi, l'ho conosciuta l'anno scorso, ci siamo subito piaciuti e la sto utilizzando l'anno scorso. Sapete benissimo che l'anno scorso ho girato molto con GH5, quest'anno ho fatto anche lavoretti con Canon EOS R, ho provato anche la Sony. Devo dire che la Nikon è quella che oggi, attualmente, insomma, mi sta pagando di più, devo essere sincero, e quindi la sto utilizzando. Allora, come era il setup del video? 3 Nikon Z6, tenendo conto che una persona, Pietro, è rimasto fino alla fine della chiesa, poi è andato via perché ovviamente di più non serviva. Come ho gestito il tutto? Innanzitutto ci tengo a precisare che non abbiamo utilizzato slider, 0, non abbiamo utilizzato monopiedi, 0. Il tutto è fatto con 2 Rony Nesse, 3 Z6 e un 2 B-Free, 2 cavalletti B-Free, Manfrotto. Vi parlo del mio setup. Il mio setup è stato quasi sempre fino alla sala così: Z6 e questa, che è una bestia, il 24-70-28, che ragazzi è qualcosa di meraviglioso. E soprattutto l'escursione non è eccessiva, guardate. Quindi il Ronin S o il Mozza che userò per esempio al Southern non avranno problemi e non ha avuto problemi, perché l'escursione non è eccessiva, quindi i motori riescono tranquillamente a lavorare anche con l'escursione. Come audio invece io ho utilizzato il Rode VideoMic Pro Plus, che è questo, lo conoscete credo tutti quanti. Francesco aveva l'altra Z6
con 24-70 f4, 35 mm e 50 mm, mentre io la sera poi ho montato il 35 mm 1.8. Pietro invece ha fatto tutto il video col 70-200 e adattatore, mentre in chiesa abbiamo utilizzato sui due, le due postazioni fisse 70-200-70-200, tutto il resto è fatto con gimbal, anche i dettagli, e 35 e 50 mm. Tutti i dettagli li ho girati a 120 fps, ma non 120 fps già in camera, ma 25 fps che poi li vedrò, 120 soltanto se li interpreto. Questo perché mi permette di mantenere comunque una clip di un'ottima qualità a 25 fps con l'audio. Come abbiamo catturato l'audio in chiesa? Allora, solitamente io microfono con la Rode Link, anche se la prossima volta userò questa. Questa volta volevo andare a colpo sicuro, era un matrimonio molto particolare. La prossima volta userò questa. Rode Link sullo sposo e Rode Link sul prete. Il prete, che tra l'altro anche lì il sacrestano, bellissimo. Il prete non voleva essere microfonato. Quindi lì avevo due strade. Lo picchiavo, trovavo una soluzione. Ho trovato la soluzione. La soluzione qual è stata? Prendere una Rode Link e attaccarla con il nastro su una cassa. Non avevo altra scelta. Quindi io facevo così o rischiavo di non avere l'audio buono. Ho fatto la mossa giusta perché le parole del prete le ho utilizzate, del sacerdote, le ho utilizzate nel trailer e saranno comunque molto 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 importanti anche per quanto riguarda poi il montaggio del video più lungo. Il problem solving in questo caso è stato fondamentale, fondamentale. Molti ci hanno scritto, vabbè, ma è facile fare video in tre persone, quattro persone. Ah, c'era anche Adriano che ci ha dato una mano sotto l'aspetto audio in chiesa e poi come assistente generale durante il matrimonio. Voi direte, che cacchio ci vuole così a fare matrimonio? E perché non lo fate? Sì, che cacchio ci vuole? Scusate. Perché cazzo non lo fate? Sì, non ci vuole niente, ma fatelo pure voi. Perché non lo fate? Per quanto riguarda il trailer, sicuramente ho creato una color molto particolare perché volevo anche cambiare da sempre le solite cose. Non ho messo uccellini, non ho messo nessun uccellino, non ci sono ambienti all'inizio, l'ho fatto apposta proprio perché volevo creare una cosa molto molto diversa e molto impattante. Anche la musica che ho scelto è molto particolare, c'è solo un ticchettio che sale, che va così. E quando ero all'uscita di chiesa, quando stavo per fare l'uscita di chiesa e Francesco era sul frontale, io ho visto quella possibilità di fare quel movimento a giro sugli sposi che uscivano. Poi ho avuto fortuna perché la luce era buona in quel momento, ho avuto tante cose che si sono incastrate bene, però sapete benissimo che il filmmaker deve avere tanto bucio di culo. Quindi in quel caso semplicemente ho avuto l'intuizione giusta che poi nel complesso si è rivelata giusta, perché ho fatto quel movimento così, l'ho fatto in slow motion. Appena l'ho fatto ho subito pensato, bene, questo sarà l'inizio del mio video. Così quando ho iniziato a fare il pre-cut, è la prima cosa che ho selezionato. L'ho messa in timeline, da lì ho iniziato a ragionare su come dovevo realizzare il trailer. Però pensando a quello che è stato il matrimonio, siccome è stato un matrimonio molto gioioso, molto festoso, la festa è stata qualcosa di esplosivo, sembrava un concerto, ho detto bene, devo puntare tantissimo sulla festa. E così è stato. Ho praticamente fatto quasi tutto sulla festa e tutta la festa non è ripresa con registratori collegati al mixer, ma con questo. Semplicemente era settato bene l'audio in camera, quindi avevamo un gain manuale che ci ha permesso di avere un'ottima qualità. Ovviamente abbiamo registrato dei bani per intero che potrebbero servirci, ma anche no. Ma tutto il resto è fatto con questo microfono qua, messo su tutte le camere, ma con questo microfono qui. Niente di più, niente di meno. Poi ho fatto un mashupino veloce su un pezzettino di traccia live
con la mia traccia, ho utilizzato due tracce in sostanza, e la struttura del trailer è una struttura a tre atti, dove c'è il primo atto molto lento, la seconda parte esplosiva, terza e ultima parte lentissima. Questo è quanto. Spero sia stata una pausa caffè interessante, e scrivetemi qua sotto per qualsiasi cosa. Girano i video di Aldo Ricci.